si parte da 40.000 spettatori entusiasti all'Olimpico di Roma, da una giornata indimenticabile per noi tifosi, veramente di grandissimo divertimento, oltre che di grande prestigio, partecipare a una finale di Coppa Italia contro l'Inter. È stata quella una giornata stupenda. Ripartiamo oggi con la nuova campagna 2011-2012, iniziamo un nuovo percorso che io spero che possa essere per il Palermo veramente foriero di grandi risultati. Il Palermo parte oggi presentando un giovane di 24 anni, capitano del Varese, quindi giocatore di spessore, di assoluto carisma e quindi iniziamo un percorso che io mi auguro veramente possa portarci quantomeno a ripetere i risultati degli ultimi anni. Non c'è dubbio che ci sono dei cambiamenti, è andato via il direttore sportivo Sabatini nel corso dell'anno, abbiamo cambiato il, lo staff tecnico perché Delio Rosso e tutto il suo team sono andati via, quindi ripartiamo con un nuovo allenatore, con un nuovo gruppo, con un nuovo direttore sportivo. Però tutti veramente armati dei, di grande entusiasmo per far sì che questa città e questa squadra possano migliorarsi. Lei parlava di Pisano, un giocatore di carattere, è stato capitano del Varese e di capitano ne arriva anche un altro, Setto, anche lui eh, per quattro anni capitano del Tolosa. Il Palermo mette dentro, soprattutto dietro, tanta esperienza ma anche carattere. Diciamo. È vero. Setto è un giocatore importante. Noi quest'anno già abbiamo preso eh, giocatori che si chiamano Pisano, che si chiamano Setto, giocatori di 28 anni argentino capitano del Toroso negli ultimi anni, ha giocato in Champions, quindi giocatore di esperienza, anche lui di carattere, di grande forma, di grande generosità, non solo tecnica ma anche dal punto di vista umano. E poi abbiamo preso un giovane che si chiama Milanovic, abbiamo preso un israeliano, insomma, il Palermo mi sembra che ha iniziato il, il, il nuovo percorso bene, con giovani importanti ma soprattutto di grande, grandissima qualità. Arriva Pioli, un allenatore che era voluto da tantissime squadre, da altre big eh, come il Palermo e il campionato italiano, che, nonostante sia molto giovane, ha dimostrato negli ultimi cinque anni eh, dal Sassuolo, passando poi appunto per il Chievo Verona di non sbagliare un colpo. Porta anche un'innovazione, forse anche un calcio molto, molto moderno. Ma guarda, il Chievo quest'anno è stata una delle squadre che ha giocato il miglior calcio. Un calcio brillante, un calcio d'attacco, ma non solo d'attacco, anche diciamo. Di assoluta diciamo, tranquillità perché ha subito pochi gol. Per esempio il Chievo subisce, se non sbaglio, quasi 20 gol in meno del Palermo che è arrivato a tanti punti davanti. Questa è testimonianza di un allenatore sì che ama la fase offensiva, però salvaguardia molto quella difensiva. Ecco Pioli è un allenatore obiettivamente emergente, uno che dà l'impressione di poter con noi effettuare ancora un salto di qualità. Noi obiettivamente gli metteremo a disposizione una rosa importante. Che già viene da risultati importanti con nuovi acquisti. Per cui io credo che lui qui a Palermo si giochi veramente una parte importante del suo futuro. Io sono molto soddisfatto dell'arrivo di questo allenatore perché l'ho sentito al telefono e ho sentito un, un, un uomo pieno di entusiasmo, di grande iniziativa e di grande sensibilità nei confronti della nostra società. Per cui sono convinto che sia l'uomo giusto per il Palermo.